ci sono luoghi che, che i cittadini di Avellino, specialmente le giovani generazioni, insomma, conoscono per niente o poco, ma anche generazioni più anziane. Come ho detto poco fa, questo protocollo d'intesa va nel solco della inaugurazione reale della progettazione sulla nuova agenda 14-20. Questo è uno dei primi asset sui quali ci stiamo muovendo, perché poi questo protocollo prevede la possibilità di riqualificare dei luoghi che sono intorno a questi luoghi di culto e le opere d'arte da in esse contenute. Prevede un circuito virtuoso che può agganciarsi sicuramente al turismo culturale e religioso, il cui principale attrattore nella nostra città, sostanzialmente anche nella nostra città, è il santuario di Montevergine. Quindi immaginiamo di poter intercettare anche questo tipo di turismo culturale e religioso, che significa far anche attraverso questa iniziativa far uscire la città di Avellino dall'isolamento in cui l'abbiamo trovata, non relegata. Vabbè, ma i ritardi, allora io non ho inaugurato nulla, io ho trovato e doverosamente per continuità amministrativa sto portando a completamento. Nessuno ha mai detto, nessuno poteva mai immaginare che nei tempi dati alla vecchia programmazione si potessero rispettare, condizione che rinveniamo in tutte le città della Campania che sono destinatarie di finanziamenti europei. Salerno sta nelle stesse condizioni, Caserta sta nelle stesse condizioni, Cava di Terni, cioè voglio dire tutti i destinatari. Anzi, vi posso dire che l'assessore Annacone, che è andato l'altro giorno in Regione Campania proprio per definire alcuni dettagli di carattere organizzativo e operativo, ha avuto il riconoscimento dagli uffici regionali, dai dirigenti regionali, che quindi non vuole essere uno sventolio di meriti, che la città di Avellino è, in termini di rendicontazione e di progress dei lavori avviati, è la prima in assoluto. Anzi, se avessimo avuto a disposizione un mese in più rispetto alla scadenza data, avremmo ricevuto anche un premio sostanzioso in termini di finanziamenti che avremmo potuto reimpiegare a prescindere dalla nuova programmazione. Insomma, questo è il senso della questione. Chiaramente, e qua mi piace ricordarlo, il merito dell'accelerazione è di questa amministrazione, perché abbiamo trovato cantieri chiusi, desolatamente chiusi o gravati da liti già manifestate o in itinere. Quindi insomma, questo è il quadro. Io non sono un architetto. Vabbè, da comune. Poi il giudizio sui luoghi, sulle opere d'arte è sempre soggettivo, dipende anche dallo stato d'animo di chi osserva o dalla cultura, dalla capacità culturale di chi osserva dai gusti che gli vengono dalla sua tradizione. Io so soltanto che prima questa piazza era una rotatoria, all'esito dei lavori sarà una piazza, un luogo di incontro, un agorà. Dritta, rovescio, rettangolare, triangolare, bicolore, però un luogo in cui i cittadini si possono incontrare e guardarsi negli occhi. Qui non ci si guarda negli occhi e non ci si saluta neanche fra vicini di pianerottolo. Spero che i cittadini di Avellino si possano incontrare anche in Piazza Libertà, piuttosto che solo ed esclusivamente per il corso di Avellino. La dogana è Victor Hugo. Dunque, noi abbiamo ripresentato una richiesta al giudice, al GIP, perché vorremmo avere il via libera per l'esproprio definitivo, se non vi sono preclusioni di legge rispetto al sequestro dell'immobile. Contiamo di avere questo incontro nei prossimi giorni. L'assessore Tomasone ha depositato questa richiesta formale, credo, a metà settimana scorsa, quindi siamo in attesa di ricevere un riscontro.